Allora, oggi 1º maggio siamo qui a vicino a San Foca al presidio No Tap. È un 1º maggio importante che anche da Rimini abbiamo voluto valorizzare proprio una battaglia degna. Siamo qui con Gabriele e a cui chiediamo insomma, un aggiornamento sugli ultimi sviluppi legati alla battaglia No Tap. Dunque, lì alle spalle ci sono gli ulivi che dovrebbero rimanere in queste condizioni, cioè alcuni già invasati, altri invece messi temporaneamente a dimora con tutta la loro zolla, fino alla fine dell'estate, perché uno diciamo, degli obiettivi, dei risultati raggiunti è quello di sostanzialmente fermare le attività di trasporto da qui all'area di stoccaggio, dove già ci sono praticamente tutti gli altri ulivi, quindi stiamo parlando di circa 270 ulivi che sono già in quell'area e dista 8 km. Però, come i ragazzi del comitato si sono sforzati di dire, ma anche il sindaco di Melendugno, la questione degli ulivi era meramente simbolica, anche se a livello nazionale soprattutto è passato il messaggio che la gente si battesse per difendere gli ulivi. Ora, un ulivo espiantato e trapiantato non è sicuramente la fine del mondo, ma il punto della questione era, attraverso gli ulivi, impedire che si continuassero a fare delle attività di cantiere. Ora esiste comunque, a prescindere da tutto quello che è accaduto nelle ultime settimane, l'impegno a non svolgere nessun tipo di attività per non interferire con la stagione balneare che qui produce molto reddito naturalmente sui mesi estivi e ci sono intere località che vivono di turismo. Però in realtà secondo me c'è un grosso punto interrogativo che riguarda la realizzazione della strada di cantiere. La strada di cantiere è quella attraverso sulla quale dovrebbero passare i mezzi pesanti che servono per realizzare il tunnel del pozzo di spinta del gasdotto che partirebbe da qui e poi risbucherebbe passando sottoterra 900 metri in mare. Io temo che sarà fatto un tentativo da parte di TAP di realizzare questa strada di cantiere, anche perché comunque all'interno del perimetro della zona di loro proprietà. E però questo, cioè, mi preoccupa un poco perché naturalmente, come è già successo in queste settimane, l'arrivo di mezzi pesanti significa di nuovo provocare le condizioni di proteste e manifestazioni. E quindi, insomma, viviamo un po' alla giornata perché secondo me fino a fine giugno, cioè, qualche cos'altra potrebbe accadere. Prossime iniziative, aggiornamenti su che cosa è successo. Tappa ha espiantato 8 ulivi per cui dice di aver avuto i permessi, però comunque non ha completato la fase zero, cioè la preparazione per il cantiere, perché deve costruire la strada del pozzo di spinta. Questa strada ha un problema, sotto ci sono 8 ulivi monumentali per cui non ha il permesso. E quindi molto probabilmente, noi mettiamo sempre molto probabilmente perché non crediamo mai a TAP, se ne parlerà a ottobre, novembre, quando saranno ottimizzati i permessi, ammesso che riescano a presentare un progetto decente. E per il resto mancano anche, oltre l'area di cantiere che vediamo recintata, due altre aree per completare la fase zero, che sono dove si vede quella ringhiera di protezione, ci sono degli alberi che pure vanno espiantati ed è la parte del cantiere dove devono essere messi i depositi. Quindi la fase zero non è completa. Loro la pubblicizzano per completata perché cercano di avere questi prestiti dalla BERS, dall'Europa. E quindi noi siamo qua a impedire che completino la fase zero. Considerate che loro dovevano aver iniziato la fase 1B, cioè l'inizio dello scavo del microtunnel, entro il 16 di maggio del 2016, cioè un anno fa. Siamo ancora qua e stiamo aspettando. Tutto questo si deve chiudere entro il 31 dicembre del 2019, pena la decadenza di tutte le agevolazioni finanziarie che hanno ottenuto dalla Commissione europea. Presidio No Tap, come Casa Madima Network, rilanciamo quindi l'appuntamento del 9, 10 e 11 giugno, la mobilitazione a Bologna contro il G7 Ambiente e saranno 3 giorni di una mobilitazione ecologista per appunto, rilanciare con forza una nuova politica ambientale, una riconversione ecologica della produzione e
qua c'è un emblema e quindi 9, 10, 11 giugno seguite la pagina G7M, ambienta la base, non al vertice.